amici di Fano TV, ben trovati. Oggi vi portiamo nell'entroterra marchigiano. Siamo ad Acqualagna per la 59esima fiera nazionale del tartufo bianco. Fino al 10 novembre, per 7 giornate, il Tuber Magnatum Pico sarà protagonista di numerose e gustosissime ricette, ma anche degli oltre 50 eventi in programma. Siete pronti per un assaggio virtuale? Andiamo! Questo è un evento di grande rilevanza per il territorio. Che cosa rende unica la fiera? Allora, innanzitutto una grande tradizione che dura da 59 anni e il prossimo anno sarà il 60esimo, che è un bellissimo traguardo. Nel tempo tutti i sindaci che si sono succeduti hanno tenuto alto il nome di Acqualagna, perché il brand di Acqualagna per legge significa capitale nazionale del tartufo insieme ad Alba. Quindi è un lignaggio che per noi è uno stimolo a fare sempre meglio. Nel futuro la prospettiva è quella di diventare internazionali e far sì che il tartufo diventi volano per una crescita economica non solo locale, ma provinciale dell'intera regione. Solo attraverso questo tipo di ambizioni sicuramente si possono portare dei contributi a tutta l'economia della regione. Sindaco, quali sono le novità di quest'anno? Allora, la novità è una grande attenzione al fatto che il tartufo, prima di essere un prodotto che trova il cane, quindi un'esperienza sensoriale così, e oltre a essere un prodotto della gastronomia, è un prodotto della terra, dell'ambiente. Quindi tartufo significa tutela ambientale ed è per questo che abbiamo rilanciato un rapporto forte con l'Associazione Nazionale Conduttori di Tartufaie, che secondo noi è l'obiettivo del futuro, cioè fare in modo che la ricerca del tartufo, il tartufo diventi un'occasione di un reddito per una nuova agricoltura. Numerosi saranno anche gli ospiti, come al solito. Sì, solitamente Acqualagna è sempre oggetto di interesse da parte di ospiti importanti. Questa mattina ci sarà il direttore del TG1 Chiocci e personaggi dello spettacolo, personaggi della gastronomia, personaggi, autorità civili, militari e religiose che solitamente partecipano volentieri a questo evento. E allora siamo pronti o quasi per il taglio del nastro, in bocca al lupo. Sì, allora siamo pronti, per noi, per me che è anche se ho fatto in passato l'assessore consigliere in diverse legislature di questo comune, però per me è un inizio, quindi una responsabilità maggiore. Insieme al sindaco e all'assessore con delega al tartufo avete aperto la conferenza di presentazione. Quali sono state le premesse per l'edizione 2024 e soprattutto quali sono le aspettative? Allora, per il 2024 abbiamo tantissimi eventi, cooking show, tartufo fresco, che la fa da padrone sicuramente, e tanti eventi anche di spettacolo, cultura e anche il convegno sulla tartuficoltura, perché il tartufo non è solo vendita, ma bisogna preservarne la qualità e tutta la filiera a partire appunto dalla raccolta e dalla coltivazione. Un punto importante va anche a favore del turismo enogastronomico e anche quest'anno si prevede una certa affluenza. Assolutamente sì, peraltro stiamo proprio lavorando come nuova amministrazione non solo a far crescere il nome di Acqualagna, capitale del tartufo bianco, perché poi sapete che la nomenclatura per il tartufo bianco è solo tartufo bianco di Acqualagna o tartufo bianco di Alba, ma nonostante questo vogliamo raccogliere e coinvolgere un intero territorio e quindi stiamo creando progetti di collaborazione anche con gli altri comuni del tartufo, ma non solo, perché turismo non ha confini e quindi abbiamo voglia e bisogno di promuovere un intero territorio, tant'è che è stata fatta proprio una partnership presentata a Roma qualche giorno fa con il comune di Casoceto, che ha l'olio DOP, uno dei più importanti qui in zona, e questo è il primo passo, perché poi vogliamo coinvolgere anche altri prodotti del territorio e quindi proporre un prodotto unito e creare una destinazione sul nostro territorio, che è la cosa più importante. Tra le iniziative che ha citato anche visite guidate e laboratori per grandi e piccini.
Sì, assolutamente sì, con le mani in pasta e con altre attività. Peraltro proprio, proprio questa settimana inizia il 29, la settimana della cultura, nell'ambito di Pesaro 2024, capitale della cultura, e abbiamo coinvolto proprio i ragazzi delle scuole medie come guide ambasciatori di tutte queste attività che vanno da Pitino Emergens, l'originaria, se vogliamo chiamarla, Acqualagna delle origini, e alla Gola del Furlo e a tutta una serie di altre attività appunto sui prodotti tipici, sulla cultura e sul territorio, in cui i ragazzi sono proprio ambasciatori. Siamo qua a celebrare un rito autunnale, quello del tartufo, che è amato da tutti i marchigiani e non solo, un tartufo che sa unire e scaldare i cuori e i territori, un tartufo che sa anche raccontare le tradizioni che sfidano il tempo, un tartufo che sa promuovere il turismo e sa promuovere l'economia regionale e territoriale. Dal TG1 alla capitale del tartufo, dai premi giornalistici importanti alla Ruscella d'Oro, ecco, per quali dei suoi meriti pensa di essersela aggiudicata? Beh, è un premio importante per una lunga carriera che però voglio, diciamo, condividere con i miei giornalisti del TG1 che fanno un grande lavoro tutti i giorni. Abbiamo lavorato tutta questa notte per questo avvenimento inquietante di questo attacco dell'Iran, dell'Israele all'Iran, uno sforzo gigantesco della RAI, e quindi questo è un premio che condivido con loro perché se lo meritano. È la prima volta qua nella capitale del tartufo, che cosa pensa di questa manifestazione? Non è la prima volta, sono venuto altre volte perché il tartufo è la mia grande passione da bambino. Sono, diciamo, originario di una terra qua vicino di Gubbio, quindi venivo spesso qua perché per me il tartufo mi accompagna da sempre, da quando sono bambino. Che cosa pensa delle Marche? Che rapporto ha con questa regione? Il rapporto con le Marche è antico, ci sono venuto tantissimo per lavoro quando facevo l'inviato per il giornale. Ho avuto un papà che è stato direttore del Corriere Adriatico per tanti anni, quindi facevo avanti e indietro per venire a trovare. Da giornalista, se dovesse definire questo evento, questa manifestazione, che cosa direbbe? Tartufo è una meraviglia. Io poi sono, diciamo, da questo punto di vista un po' partigiano, perché per me quando mi regalano il tartufo io sono commosso e quindi accetto il tartufo come regalo principale. Quindi per me è una passione antica, ripeto, e quindi, diciamo, l'occasione di essere qua, insomma, mi fa molto felice. Gran ordine della Ruscella d'Oro Acqualagna. Il sindaco Pierluigi Grassi, sostenuto dal beneplacito dei componenti dell'amministrazione comunale e in qualità di rappresentante dei cittadini di Acqualagna, conferisce la Ruscella d'Oro a Gianmarco Chiocci, direttore del TG1 RAI, figura di spicco del giornalismo italiano, alla guida della testata TG1, accompagna l'informazione del nostro paese con grande professionalità, la stessa con cui ha condotto numerosissime inchieste, sempre documentate, riuscendo a trasformare la cronaca in storia. Bene, bellissima motivazione. Allora, dalle mani del sindaco che apre la Ruscella d'Oro insieme al vice sindaco, eccoci. Oh, lo scalino che con grande piacere viene indossato da Gianmarco Chiocci, il nostro nuovo testimonial del 2024 per l'Italia e per il mondo del tartufo di Acqualagna. Carloni, ci può commentare l'agricoltura tartufigena? In agricoltura uno dei grandi temi è la reddituralità, cioè il fatto che l'agricoltore fa sempre più fatica a procurarsi un reddito dal proprio lavoro, che tra l'altro è rimasto uno dei lavori più faticosi che esista. Ecco, io credo che l'agricoltura, che si occupa anche di coltivazione del tartufo, che è quella che riguarda tutte le misure della forestazione, quindi la misura 8.1, ha una grande opportunità, perché oltre alla produzione, alla vendita, c'è tutta la trasformazione che può essere finanziata con le misure agricole. Quindi io credo che il nostro ruolo come politici in questo momento storico, dove abbiamo ereditato un patrimonio incredibile e anche una fiera che è arrivata alla 59esima edizione, quindi abbiamo un ruolo non soltanto quello di venire giustamente a manifestare la nostra gratitudine, la nostra presenza, ma dobbiamo avere la capacità di individuare quali possono essere i percorsi affinché non solo gli agricoltori continuino a fare gli agricoltori, ma i giovani che vogliono portare avanti le aziende agricole, e su questo abbiamo fatto una legge nazionale approvata in Parlamento, possano trovare la giusta e adeguata soddisfazione, il giusto guadagno per le fatiche fatte, ma anche per l'intelligenza di produrre questo
grande prodotto della terra e farlo diventare un trasformato. Lì c'è un markup che non ha uguali in nessun altro prodotto agricolo, cioè il valore aggiunto economico che si crea sull'agricoltura tartufigiana non c'è in nessun altro settore. Pertanto abbiamo l'opportunità, il territorio è un brand riconosciuto a livello internazionale. Dobbiamo avere la competenza, la sapienza di mettere insieme queste cose e valorizzarle. C'è una misura che è quella dei distretti del cibo alle porte e quindi è una grandissima opportunità e non possiamo perderla. Non solo la filiera del tartufo, ma anche l'abbinamento di due prodotti prestigiosi, l'olio DOP di Cartoceto e il tartufo. Che cosa ne pensa di questo binomio? Beh, ho avuto modo di dirlo alla presentazione romana di questo evento. Certamente non possiamo parlare del tartufo senza coinvolgere tutti i territori e tutte le altre categorie. Per questo credo che il distretto del cibo, che ha messo insieme con l'intelligenza anche della giunta Quaroli, di cui facevo parte, abbiamo creato un grande distretto del cibo dove possa valorizzare tutto ciò che sono le nostre grandi competenze e i nostri grandi prodotti. Però il turismo esperienziale non si fa con un evento singolo e non si fa nemmeno con un prodotto singolo, va messo a sistema e va raccontato un intero territorio. Questa capacità di sintesi non è conciliabile col campanilismo e quindi noi dobbiamo avere anche la capacità di non creare opportunità di divisione ma di aggregazione. Presidente, la fiera non solo per celebrare il tartufo, ma è anche uno dei più potenti attrattivi delle aree interne. Cosa fa la Regione per la promozione? Beh, la Regione sostiene, promuove, organizza e fa anche da stimolatore, perché noi sappiamo benissimo che la nostra è una Regione che può vivere tutto l'anno un'alta stagione se riesce a valorizzare queste realtà, perché sono realtà attrattive che creano interesse anche molto al di fuori del circuito nazionale, ma ci caratterizza anche a livello internazionale. Però dobbiamo far conoscere queste realtà, organizzarle, poter garantire anche quella ospitalità necessaria e soprattutto metterle in rete, perché le realtà importanti sono tante, non devono essere gelose tra di loro, devono essere una squadra. Il tartufo come volano per il turismo e anche l'economia, in quale altra maniera lo definirebbe? Il tartufo può essere volano per l'economia e il turismo, già lo è, però può essere un valore aggiunto per la gastronomia, unendosi a quella che è la sfida di un territorio che vuole rinascere. Penso alla cultura, penso al paesaggio, penso allo sport, penso a tanti altri settori. Qua vicino c'è un'altra straordinaria eccellenza che deve resistere a questa epoca, che è quella della ceramica, un'altra eccellenza a livello internazionale, caratteristica di questo territorio, che unito a quello che è il patrimonio del tartufo, frutto di questa terra, può veramente avere palcoscenici importanti. Assessorato vanta una delega profumata e gustosissima. Sì, esatto, la Fiera del Tartufo è il fiore all'occhiello della nostra comunità qualagnese e ogni anno puntiamo a migliorarla e il nostro obiettivo sarà quello di rendere internazionale a partire dal prossimo anno in collaborazione con la Regione Marche. Anche quest'anno numerose le presenze e le adesioni da parte dei produttori e dei ristoratori. Sì, sono sempre tutti molto attivi e molto presenti nel valorizzare questo prodotto che ormai è diventato di comune dominio ed è un nostro vanto da sempre sostanzialmente e punteremo sempre a valorizzarlo. Questa è la prima di 7 giornate, si rinnova la sfida per il numero di presenze, però mi sembra che siamo partiti bene. Sì, ogni anno è sempre meglio e punteremo sempre a valorizzare la cosa.